I terremoti, si sa, non si possono proprio prevedere, a differenza di alcuni eventi atmosferici, ma tanto le scosse sismiche quanto tutto ciò che riguarda la meteorologia può essere studiato, analizzato con precisione e infine capito grazie a strumenti complessi che solo ricercatori ed esperti possono maneggiare e interpretare, ma affascinanti per chiunque, per i loro particolari ingranaggi e meccanismi. Le macchine che hanno fatto la storia della sismologia e della meteorologia dall'Ottocento ad oggi sono in mostra a Firenze, nella Galleria di Palazzo Medici Riccardi, nella grande esposizione nazionale Dal cielo alla terra. Si parte con il sismoscopio cacciatore del 1818, il più antico strumento sismico esistente al mondo. In mostra anche la macchina che per prima fu in grado di risolvere uno dei grandi problemi della sismologia, registrare cioè, oltre ai movimenti della terra, anche l'orario esatto di una scossa. E tra gli oltre 100 strumenti in mostra, diversi hanno origini proprio fiorentine. Guardando degli strumenti di Guido Alfani, che è stato uno dei maggiori sismologi del Novecento, uno scolopio direttore dell'Osservatorio Ximeniano di Firenze, sono la sua interpretazione e la reinterpretazione degli strumenti progettati da Galizi nei primi del Novecento, i fotosismografi Alfani. E siamo una città che è patrimonio mondiale di beni culturali, quindi non poteva mancare un interesse da parte di Alfani per i beni culturali della sua città. Qui abbiamo i primi strumenti dedicati esclusivamente alla misura delle vibrazioni dei beni culturali di una certa altezza, torri, campanili. E l'Alfani si spezzò la schiena, come raccontò lui stesso, a osservare il comportamento di questi strumenti al mezzogiorno, quando veniva sparato il colpo di cannone e la torre del Palazzo Vecchio poteva oscillare in maniera pericolosa. Così non è stato e grazie a lui abbiamo comunque anche una categoria di strumenti proprio anche dedicati alla sua città. L'esposizione racconta più in generale la storica tradizione italiana nei settori dell'osservazione scientifica, meteorologica e sismologica, una delle più antiche al mondo. È della metà del XVII secolo, per esempio, la nascita proprio a Firenze della prima rete meteorologica, comprendente stazioni di rilevamento italiane e straniere. Mentre in Italia, già dagli anni 30 del XVIII secolo, iniziarono i primi concreti tentativi di registrare i terremoti, prima con semplici sismoscopi, poi nei 200 anni successivi con strumenti sempre più sofisticati. La mostra resta aperta fino al 31 maggio, tutti i giorni dalle 9 alle 18 a ingresso libero. Le scuole possono prenotare visite guidate gratuite e laboratori didattici direttamente sul sito web dalcieloallaterra.it.